Benvenuti a Il Punto, la trasmissione di approfondimento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Questa è l'ultima trasmissione e sarà l'occasione per tracciare un consuntivo politico istituzionale a chiusura di questa nona legislatura. Abbiamo con noi per questo il presidente dell'Assemblea legislativa, Eros Brega, Buongiorno. e i colleghi Anna Mossuto, direttore del Corriere dell'Umbria, Fabrizio Marcucci, capo servizio del Giornale dell'Umbria, Marco Brunacci, capo redattore della redazione Umbria del Messaggero, Buongiorno. Roberto Conticelli, capo redattore dell'edizione Umbria della Nazione. Buongiorno. Cominciamo subito con il giro di domande. Anna Mossuto. Allora, Presidente, che bilancio fa di questa legislatura, di questa Assemblea legislativa da lei presieduta? E in particolare, il Consiglio ha approvato molti atti, anche importanti, con il numero minimo di voti e con pezzi di maggioranza che hanno votato con l'opposizione e viceversa. Dove e perché, secondo lei, è venuta meno la compattezza della coalizione di governo? In questi 5 anni credo che ci siano stati dei cambiamenti politici indiscutibili. Se noi pensiamo e vediamo 5 anni fa quelli che erano le forze politiche presenti, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, in particolar modo devo dire nel centro-sinistra, presente in aste di partenza, e vediamo oggi, ci rendiamo conto di quella che è stata l'evoluzione politica. E avendo avuto questa evoluzione, c'è stato anche in Consiglio regionale automaticamente un risvolto che indebolisce la politica in sé, anche se la riorganizza. Sicuramente il Partito Democratico riorganizzato, un Partito Democratico che raccoglie il risultato di oltre il 40% alle europee, ha ulteriormente in qualche maniera accentuato il riferimento di un unico partito nel centro-sinistra. Il problema, la riflessione politica dovrebbe essere più ampia, tra coloro che potrebbero immaginarsi un bipartitismo di un confronto importante, anche se oramai su questo ci stiamo allontanando a questo qua, ma oggi il centro-sinistra sicuramente in Umbria almeno, ma anche in Italia, è il Partito Democratico. Credo che oggi la vittoria delle elezioni regionali passerà attraverso il risultato del primo partito, appunto del partito guidato oggi dal Premier Matteo Renzi. E io mi auguro che qui in Umbria le tante leggi approvate, non ci dimentichiamo che anche quando ancora la coalizione di centrosinistra era abbastanza omogenea, io penso per esempio alla riforma della sanità, una riforma importante, dove io per esempio sono di quelli che votò in maniera diversa da quella che fu all'epoca l'indicazione del mio partito. Già in quel momento ci furono dei de momenti di grandi divisioni, pur avendo la coalizione unita, perché poi su temi importanti di riforma di una regione come l'Umbria non è soltanto l'appartenenza che incide rispetto a queste scelte, ma è anche un legame con i territori, è anche un legame con un credo riformista o no rispetto ad una riforma importante come fu quella della sanità, dove fu l'opposizione sostanzialmente a sostenere, prima doveva sostenere una legge, poi diciamo così, sa, in un momento particolare di emozione decisero di comportarsi in una maniera diversa. Mi ricordo che la riforma sanitaria passò con 16 voti. Gli unici contrari fummo il cosiddetto presidente Eros Brega, consigliere Barberini e consigliere Smacchi, con un'opposizione che si è astenuta sostanzialmente. Fino a qualche giorno prima invece aveva detto che la riforma della sanità era quella sostenuta in qualche maniera dalle nostre tesi. Dunque, questa è la dimostrazione di come su riforme importanti, delle volte, anche se le coalizioni sono unite, ci sono state posizioni diverse. Mi auguro che queste divisioni possano aver portato all'Umbria e agli Umbri un elemento positivo. Marcucci. Sì, Presidente. Allora, una domanda un pochettino più di sistema che riguarda la consiliatura dalla quale stiamo uscendo, ma riguarda già un periodo che affonda un po' le radici più in là. Il Consiglio regionale, ma questo è un problema di tutti i consigli regionali probabilmente e dello stesso Parlamento, vota sì parecchi provvedimenti, eccetera. La gran parte di questi provvedimenti però arrivano per iniziativa dell'esecutivo, della giunta regionale nel nostro caso, o del governo sotto forme più varie a livello nazionale. Ecco,
In qualità di presidente del Consiglio regionale, quindi di un'assemblea legislativa a cui fa capo appunto il potere legislativo, non vede con qualche preoccupazione questa tendenza a una verticalizzazione del potere che poi insomma impoverisce la stessa dialettica dell'assemblea che lei ha presieduto per negli ultimi 5 anni? Guarda, un solo dato, delle 128 leggi approvate nella legislatura, il 35% sono state quelle di iniziativa dell'Assemblea legislativa. Prego, Presidente. E il dato che ricordava adesso il dottor Bertini considera che è uno dei dati più alti italiani. Io questo te lo dico perché, essendo il coordinatore della conferenza delle assemblee legislative, ho avuto modo più volte di ricordare questo tema. È umiliante. Perché il problema vero, però ce lo dobbiamo dire, è che è colpa della politica più delle istituzioni. Cioè la politica, i consiglieri hanno rinunciato al proprio ruolo. E questo per molti, per l'esecutivo, pensa delle volte spesso pensano che è positivo. Perché? Perché cioè, non abbiamo problemi, non abbiamo diciamo così rotture o altro. Invece il tema vero va inquadrato quando c'è stata la riforma del titolo quinto nel 2001. Io credo che le regioni sono state appesantite di qualcosa di troppo e hanno perso quello che doveva essere. Cioè le regioni nascono come istituzione legislativa da cuscinetto tra il governo centrale e il territorio. Negli anni, considerando appunto che ci sono state nei confronti delle regioni molte deleghe, anche io sono uno di quelli che dico che saluto con favore questa riforma che il governo sta varando sulla riorganizzazione delle regioni, con la restituzione di alcune deleghe importanti al governo, perché è giusto che sia così, in particolar modo quello dell'energia e quello delle, diciamo, delle politiche industriali, perché credo, o del tema del turismo, perché credo che in materia tipo queste qua non credo che ogni singola regione debba. Poi si vede che non si riesce a tirar fuori nulla perché si entra nel localismo, dove ogni territorio cerca di portare a casa il proprio risultato e si sminuisce il ruolo appunto legislativo della regione. Comunque condivido questa analisi, però dico che la colpa è della politica, appunto, è della politica perché si è perso negli anni il ruolo legislativo dei consigli, un po' perché gli esecutivi hanno voluto con forza riconfermare questa situazione, considerando poi che negli anni i soldi veri sono terminati. Se tu all'assemblea legislativa non metti a disposizione dei fondi importanti affinché le iniziative dei consiglieri possano trovare spazio con dei finanziamenti, a quel punto sono pochissime le iniziative che puoi fare perché non c'è la copertura finanziaria. Poi oggi con gli ulteriori controlli che la Corte dei Conti col 174 impone, dove non si può presentare nessuna legge né per la Giunta e né per i consiglieri se non c'è una copertura finanziaria, se non hai a bilancio queste voci le iniziative terminano. Dunque, e se tu pensi che in Umbria, come in altre regioni, l'80% del bilancio lo dai, anche 90% alla sanità sostanzialmente, capisci bene che oramai non è solo però un problema, secondo me, dell'assemblea legislativa, è un problema delle regioni. Le regioni si devono porre il problema serio: vogliamo essere un ente legislatore o vogliamo essere un ente locale superiore? Questo è un tema che io mi auguro, con la riforma che il governo Renzi sta varando, possa in qualche maniera essere disbrigato, dando un messaggio serio di organizzazione istituzionale alla nazione, perché aver solo riorganizzato le province, che io sono d'accordo, non è sufficiente né per l'abbattimento dei costi né per la funzionalità delle istituzioni. Tema giusto, e mi auguro che la risposta che viene data adesso attraverso la riforma costituzionale sia una risposta importante, dove i cittadini possono trovarne il vero beneficio. Brunacci. Presidente, la domanda è possibile che non ci fosse modo di fare una legge elettorale migliore di quella che l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha proposto? Possibile che non avete trovato una formulazione tale da non incorrere in tanti stralidi anche di personaggi nazionali, ma soprattutto di beccarvi questo ricorso dell'avvocato Besostri, che non è uno tra gli altri avvocati italiani, è quello che si è affondato il Porcellum e che promette in un anno e mezzo o due di far annullare anche la vostra legge. Ma io capisco che come ognuno di noi è in cerca di propaganda,
E dunque io sono contento per l'avvocato che abbia scelto l'Umbria per farsi una buona pubblicità. Io non so come andrà a finire, io dico soltanto una cosa, che sarebbe il caso che tutti studiassero e tutti leggessero. Io non so se sul piano politico questa è la miglior legge che si poteva fare, e poi tiro a parte. Però questa è la stessa legge che l'Umbria ha avuto nel 2010. Perché noi nel 2010 abbiamo votato con, con questa stessa legge, se voi ve lo faccio vedere, cioè chi prendeva un voto in più vinceva. Cioè quello che si, che si contesta oggi è una legge che praticamente non va bene perché non c'è il doppio turno, non c'è la, è vero, è quello che c'era nel 2010. Poi si dice, sì però nel 2014 la Corte Costituzionale ha detto, sì ma la Corte Costituzionale si è pronunciata sul Porcellum nazionale, e la Corte Costituzionale, ci sono quattro righe che adesso io non ho, le leggo, dove dice salvo i diversi porcellum che sono in giro per le regioni italiane. Cioè la Corte una soglia era prevista, cioè no, sì, ma l'idea che ci fosse una soglia minima, allora, questo io era non, io previsto poi dalla Corte Costituzionale. Poi sul piano politico dico quello che io penso, dico soltanto però che questa legge elettorale, che non è che sto difendendo come la migliore legge elettorale, dico soltanto che questa legge elettorale rimane la stessa, cambia lo strumento, cioè toglie il listino, che era una vergogna, che in Umbria solo averlo costituito è stata una vergogna, tanto per intenderci, toglie il listino che assegna i consiglieri della, come premio di maggioranza, e gli fa assegnare attraverso sostanzialmente chi prende più voti, il cittadino che sceglie. Poi il tema è un altro, se noi non avessimo voluto, al di là della soglia o no, calcolare praticamente di dare la possibilità rispetto a chi prendeva i voti, invece di fare 12 a 8 sarebbe venuto 11, qualcosa. Diciamoci la verità però, se uno vince e governa, 60-40 è un mini, considerando che c'è l'elezione diretta del presidente, è un, cioè, al di là di chi vince è un qualcosa di giusto e di regolare, e non è lo schema dei comuni. Chi vince prende il 60, chi perde il 40, soltanto lì c'è il ballottaggio. Allora, qui dico una cosa chiara, questa legge elettorale, poi ce lo diranno i grandi tribunali, così vedremo se avrà queste controindicazioni o se sarà una legge che sotto il profilo costituzionale regge. Fino ad oggi il governo, che non credo, ah sì, è vero che ha una sostanza di un colore politico, ma se il governo non credo che non l'abbia fatta verificare a figure importanti che potevano dirgli è il caso di impugnarla o non è il caso di impugnarla, il governo non avrebbe fatto una brutta figura, considerando che fra un anno e mezzo magari ci saranno anche elezioni politiche, dunque presentarsi. Il governo ha dimostrato che ha impugnato in queste ore una legge importante per l'Umbria, e dunque non ha guardato né al colore politico né altro, ha detto questa è una legge che noi riteniamo, ecco, del ministro Franceschini, di doverla impugnare, l'ha impugnata. Se il governo dice questa legge elettorale non la impugno perché avrà verificato che costituzionalmente è una legge che regge, perché è fuori dal porcellum, perché io qualcuno, poi magari fra un anno e mezzo sarò smentito, ma questo non significa che è la migliore legge, perché io ero su un'altra idea, io ero per il doppio turno, avrei lasciato tranquillamente la, guardate, abbiamo tolto il doppio, non abbiamo inserito il doppio turno e abbiamo tolto il voto di incrociato sostanzialmente. Credo che aver tolto il voto incrociato è giusto, perché uno che sceglie, cioè io ormai devo scegliere una forma di governo, se scelgo una forma di governo scelgo il suo presidente e anche chi. Dunque aver tolto il voto disgiunto credo che sia una cosa giusta. Credo che avremmo potuto fare uno sforzo politico in più, visto che a livello nazionale è stato fatto il doppio turno, avremmo dovuto avere più coraggio, e non è che mi nascondo, nel dire facciamo non solo la soglia, perché per me non era sufficiente mettere la soglia, perché mettere la soglia del 35% e dire se lo raggiungi ti do il 60%, se non lo raggiungi non ti do il 60%, era un'ulteriore presa in giro per i cittadini, perché sì, allora che significa lo raggiungi? Dovevi dire, vabbè, non raggiungi il 35%, fa il doppio turno. Che mettere solo la soglia non avrebbe dato quel significato politico che magari in tanti, compresi voi, vi aspettavate. Dunque io dico, non credo che questa legge costituzionalmente abbia, altrimenti il governo l'avrebbe impugnata, come ha impugnato altre cose. Mentre credo con franchezza che politicamente potevamo fare una legge migliore, ma una legge che tenesse conto di dove sta andando il paese. Però la politica, compreso il centrodestra, ha deciso che questa era la legge che l'Umbria, che chi vota il consiglio regionale pensasse che era la cosa migliore. C'è infatti un premio di minoranza molto strano anche infatti. Vabbè, abbiamo cercato. Che pensa del premio di minoranza?
Abbiamo cercato di non scontentare nessuno. Conticelli. Presidente, si fa un gran parlare nel dibattito politico, anche umbro, del taglio dei costi della politica. Io vedo tra gli atti di rilievo la riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali, dei garanti e del consiglio del Corecom. Ecco, non ritiene che in Umbria come altrove, ma in particolare in Umbria, l'emolumento percepito dal consigliere regionale sia eccessivo se paragonato ad esempio a quello di un sindaco di una grande città che ha impegni ben più gravosi a contatto diretto col cittadino? Ma questo è un tema che oramai... Allora, il consigliere regionale dell'Umbria percepisce 6.000 euro netti al mese. Poi possono essere... Io credo che in questo momento, rispetto al mondo che gira, sicuramente possono essere tanti, ma i 6.000 euro netti al mese rispetto al proprio ruolo, il proprio mandato, senza dover dare... prima c'erano il contributo per le distanze, cioè questi sono i 6.000 euro netti, ok? Su cui praticamente, tra l'altro, quando abbiamo fatto il 174, l'Umbria, l'Emilia e un'altra regione, se non mi ricordo, siamo stati presi come parametro per fare, diciamo, il lordo di tutte le regioni italiane. Io credo questo, che non è giusto paragonare il consigliere regionale al sindaco, perché è sminuente del ruolo del consigliere in una maniera e del ruolo del sindaco in un'altra. Io vorrei sempre valutare se quel consigliere fa bene il suo ruolo, il suo mandato, nella massima rappresentanza nei confronti del cittadino, così come deve essere per sindaco. Io ritengo che questa persona sia giusto che abbia una retribuzione di questo tipo, perché non deve rubare, deve rappresentare al meglio il cittadino, deve essere presente, e poi alla termine dei 5 anni io valuto se quella persona ha percepito questo e dunque può essere rivotata o no. Ti dico, io ti consento di fare il tuo ruolo affinché tu lo faccia in modo possibile e non possa cadere su altre, diciamo così, situazioni tentazioni imbarazzanti, ok? Credo che sia una cifra giusta, considerando che questa persona, io mi auguro, io dopo è scontato che tutti i consiglieri regionali che sono in carica, che sono stati in carica, che dovessero sedere all'interno dei scali del Palazzo Cesaroni, abbiano un lavoro e dunque facciano il consigliere regionale lasciando un lavoro, e dunque lasci una professione, pensando che comunque quando torni, magari dopo 5 anni, magari sei stato un pochino penalizzato perché magari il tuo collega è andato avanti, ci sono state delle difficoltà. Dunque io dico, se questo ruolo viene svolto con serietà, è giusto. Se questo ruolo viene svolto soltanto come le persone che arrivano, non sanno cosa stanno facendo seduti lì, alzano il braccio, la mano soltanto perché c'è il capo corrente che gli dice di alzare o di abbassare la mano, questo è umiliante, ma è umiliante per lui, umiliante per le istituzioni. Però ragazzi miei, questo bisognerebbe che ci siano i partiti che selezionino una classe dirigente, i cittadini che quando vanno a votare sanno chi votano. Riprendiamo il giro, ancora un'altra domanda a Conticelli. Caro Presidente, il turismo è uno dei settori di punta dell'Umbria da sempre, ce lo dicono i numeri, però il turismo è anche il settore più bersagliato da una burocrazia che non ci fa ancora comprendere come la Regione tratta questa materia, con quali sistemi la gestisce, con quali uffici, tant'è che è stata soppressa l'Agenzia del Turismo, l'Agenzia di Promozione, ma non è dato sapere ancora, ecco, come questa materia viene appunto gestita in maniera amministrativa. Ce lo può spiegare? Beh, come sai bene, il turismo è una delle materie che nella riforma, no? La riforma potrebbe tornare ad essere di competenza del governo nazionale. Oggi l'Umbria ha soppresso diciamo l'agenzia regionale, che credo che forse ce ne avevamo anche troppe di agenzie, magari ci saremmo detto perché tutte queste agenzie che sono nate negli anni. Dunque, considerando che è una piccola regione, credo che abbia fatto bene togliere questa agenzia del turismo, come ne abbiamo tolte altre. Noi abbiamo fatto anche dei testi unici ultimamente rispetto anche alla materia, per regolamentare al meglio la materia del turismo, che tra l'altro in Umbria è molto sentito, perché noi abbiamo sia un turismo religioso che un turismo ecogastronomico, che un turismo, diciamo, di verde. Voglio sempre ricordare l'Umbria come il cuore verde d'Italia, una frase coniata dal mio concittadino, il presidente Alberto Provantini, l'allora assessore, che coniò questo l'Umbria un cuore verde. Io dico, sicuramente su alcuni temi siamo
un pochino in ritardo, però è anche vero che il tema del turismo è un tema delicato, è un tema che lo stesso governo ha deciso di riprendersi nelle proprie funzioni e che una regione come l'Umbria ha tolto quello che era pesante cercandolo di dare alcune linee guida, sostenendo iniziative importanti che ci sono nei vari territori, cercando di tenerle insieme e valorizzando le proprie, diciamo, le proprie situazioni principali. Penso a quella che è stata la bella partita che abbiamo avuto tra il riconoscimento di Perugia Assisi, che poi non è andata come noi auspicavamo, però c'è stato un impegno su questo versante, sia turistico che culturale, importante, dove l'Umbria comunque è sempre stata protagonista. Brunacci. Presidente, come dicono in tanti, la prossima legislatura sarà l'ultima dell'Umbria, e se lei ritiene questo, pensa che l'ipotesi futura, più volte illustrata da Messaggero con qualche passione, diciamo, di andare ad un'aggregazione tra Umbria, Marche, sud della Toscana e nord del Lazio sia l'ipotesi di uscita del regionalismo prossimo venturo? Io non so se questa volta sarà l'ultima volta o no che voteremo come Umbri. Io soltanto una cosa, che se noi vogliamo essere conseguenti alle riforme fatte, dovremmo lavorare dal giorno dopo le elezioni per andare su quel versante. L'unica novità vera costituzionale che noi abbiamo oggi in Italia non è l'abolizione delle province, ma sono le 12 città metropolitane che sono state fatte in Italia. Dunque, se noi vogliamo dare spazio a quella scelta delle città metropolitane, non possiamo che tirare fuori le città metropolitane da questa nuova riforma del regionalismo italiano e dire, ecco, noi qui, tu ne citavi un pezzo, abbiamo Roma che è la capitale e che è città metropolitana al sud dell'Umbria, al nord sostanzialmente dell'Umbria abbiamo Firenze che è un'altra città metropolitana. Io mi immagino che tutto ciò che è al nord di Roma e tutto ciò che è a sud di Firenze possa rappresentare una grande regione che da qui ai prossimi mesi possa lavorare insieme, ma per fare che cosa? Per snellire e migliorare i servizi, per dare ulteriori servizi ai cittadini, per ammodernizzare i costi, per dare quelle risposte importanti di un nuovo assetto istituzionale, perché dopo oltre 40 anni, come abbiamo tolto le province, è giusto che le regioni facciano una riflessione per capire se questo modello ha funzionato, come ha funzionato e dove migliorarlo. Credo, ribadisco, che partendo dalle città metropolitane, da lì si possa fare un ragionamento importante. Oramai bisogna superare i steccati di confine, siamo tutti italiani, cerchiamo di valorizzare l'esperienza del regionalismo italiano, ma ammodernizzandolo. Dunque, non è che se il confine dell'Umbria tra Umbria, Marche, un pezzo di Toscana, un pezzo di Lazio va via, è morto il regionalismo italiano. Va ripensato affinché sia più funzionale possibile al territorio e al cittadino. 5 minuti per le due ultime domande. Marcucci. Sì, cerco di essere flash. Se mettiamo insieme scarsezza di propositività del Consiglio regionale a cui facevamo riferimento prima e uno stipendio di tutto rispetto che prendono i consiglieri regionali, in mezzo ci stanno delle figure, cioè i consiglieri regionali stessi, non tutti. Anche lei stesso ha fatto riferimento, insomma, a una misurazione poi del lavoro che fa il consiglio regionale, che ovviamente non è una cosa che non è che produce un tot di, però insomma la domanda è questa: se metto insieme l'alto stipendio, chiamiamolo così, parla uno che è favorevole al finanziamento pubblico della politica per i motivi che lei diceva. Però se io metto insieme l'alto stipendio e la scarsezza di propositività dei consiglieri regionali, in mezzo vedo un ceto politico aggrovigliato su se stesso che fa a gara per entrare in consiglio regionale. Le cronache di questi giorni ci restituiscono spettacoli abbastanza poco edificanti anche all'interno degli stessi partiti. Fabrizio, ti prego la domanda. E quindi insomma, ecco, rimane un ceto politico aggrovigliato su se stesso. Come se ne è? Come se ne esce? Bah, Fabrizio, te l'ho detto poc'anzi, bisogna avere il coraggio e l'umiltà di cambiare noi stessi, cambiare a monte e aprire una vertenza vera dentro i diversi partiti. Cercare di evitare le strumentalizzazioni contro le persone, di valorizzare le persone che in questi 5 anni hanno ben lavorato. Avere il coraggio di dire che anche un consigliere, se è al primo mandato ma che se è stato 5 anni in consiglio regionale, non abbiamo mai sentito la propria voce, di dire va bene,
Se in 5 anni tu sei stato soltanto lì utile per alzare la mano, fare il vigile urbano, potremmo in qualche maniera trovarne tanti altri. Abbiamo bisogno di costruire una nuova classe dirigente, e dunque la selezione di chi dovrà rappresentare una lista o l'altra e di chi dovrà rappresentare poi gli UMBI in Consiglio regionale dovrà essere fatta prima con una giusta riflessione dentro un gruppo dirigente, dentro i partiti, e poi l'elettore dovrà selezionare in virtù se nuovo rispetto a chi si presenta, se magari già ha qualche esperienza rispetto a quello che ha dato. Mi sembra di assistere, lo vedo un po' con molta ipocrisia, in Umbria in particolar modo, ad dimenticare a tutto, oppure a fare norme per alcuni e per altri ci se ne dimentica. Lo dico senza polemiche, però è anche giusto rendersi conto che il cittadino, per portarlo a votare, dipende da noi, dipende da partiti. Senza ipocrisia, ribadisco, e senza nulla, io leggo molto il merito, ma non solo in politica, dovrebbe essere in generale, legare il merito rispetto al riconoscimento. Allora, io credo che c'è un grande sforzo oggi, per esempio nel mio partito, a fare questo, ecco, però vorrei che venisse fatto ancora con più forza, senza ipocrisia, senza contro qualcuno, ma cercando di valorizzare chi ha veramente lavorato e chi sostanzialmente è stato soltanto solo uno strumento di una corrente o di un'appartenenza. Ecco, cerchiamo di valorizzare gli aspetti migliori, le persone che hanno lavorato, e vedrà che riusciremo a trovare un giusto connubio tra la meritocrazia e anche la vicinanza alla gente, perché quando tu sei vicino alle persone che ti prestano, che vai lì e che comunque ascolti, sei obbligato a fare bene. Quando magari vivi perché sei solo espressione di correnti, di gruppi e di altro, vivi lontano tutto. Con una battuta, fortuna che abbiamo tolto il listino, perché il listino allontanava la gente, perché dicendo io sto sulle liste bloccate non mi interessa, devo stare ad ascoltare le persone e di rappresentare al meglio ciò che valgo. Per l'ultima domanda, Anna Mossuto. Presidente, il lavoro e l'economia è la priorità di questa regione. Oltre 170 vertenze aperte, una crisi che non allenta la presa nonostante la speranza di ripresa. E in più le multinazionali hanno presentato piani lacrime e sangue, vedi l'Ast, vedi la Perugina. La classe politica, le istituzioni hanno fatto quanto era loro possibile? Hanno la coscienza a posto? No. No, perché dico no per un semplice motivo, almeno per le vertenze che conosco. Credo che l'Umbria, la classe dirigente Umbria, poco poteva fare rispetto alle tante richieste, ma credo che quel poco che potevamo fare l'abbiamo fatto forse male, o comunque non l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Io non conosco conosco le vertenze più grandi, conosco in particolar modo la vertenza della ThyssenKrupp. Credo che la ThyssenKrupp era una vertenza annunciata da tempo, da quando nel 2004 ci fu la vertenza del magnetico, dove da lì dovremmo tutti ripartire, istituzioni e azienda e governo nazionale. Non è giusto scaricare tutto sui governi regionali o cittadini, non abbiamo più lo spazio, non abbiamo più la forza per poter fare questo, però ritengo che per come oggi sono messe le istituzioni locali, Umbria e quant'altro, abbiamo fatto il massimo, ma se noi ripartiamo dal 2004-2005, l'avvertenza del magnetico, fu sottoscritto un patto e dovremmo renderci conto se in quel patto, dal governo nazionale in primis, a noi l'abbiamo rispettato tutto. Questo non significa difendere le multinazionali, perché le multinazionali oggi o le trovi un sistema per legarle al territorio, per attrarle nel territorio vero, oppure loro in un secondo mettono una X e portano il loro business da un'altra parte. Capisco che è tardi, ma è un tema fondamentale. Ma nel momento in cui oggi noi abbiamo ripreso con i capelli la vertenza asse, credetemi, l'abbiamo ripresa con i capelli, e voglio ringraziare il governo Renzi, voglio ringraziare, perché al di là di tutto abbiamo ripreso coi capelli una vertenza che era veramente messa malissimo. Devo dire che tutte le istituzioni, Regione e Comune di Terni, hanno lavorato in grande sinergia, ma se non avessimo avuto veramente un grande lavoro del primo ministro, io non so come sarebbe andata la vicenda. Abbiamo pagato un dazio sicuramente importante. Oggi vorrei lavorare per dare una prospettiva alla ThyssenKrupp, perché dare una prospettiva a quell'azienda significa dare una prospettiva a una città che è Terni, significa dare una prospettiva all'Umbria, perché l'Umbria senza una multinazionale come quella in questo momento non va da nessuna parte.
Bene, per oggi è tutto. Ringraziamo il Presidente dell'Assemblea Legislativa Eros Brega, i colleghi Anna Mossuto, Fabrizio Marcucci, Marco Brunacci, Roberto Conticelli. Un saluto a tutti voi. Le produzioni televisive dell'Assemblea Legislativa si sospendono da oggi fino a dopo le elezioni. Arrivederci quindi a giugno. Grazie.